Ciao a tutti da SvideoGames74. Allora, io ragazzi probabilmente sono uno dei ragazzi più pigri sul mondo. Guarda, mi dovrei anche fare la barba e baffi così, adesso me la farò stasera, dai. Però quando vedo certi video ci vuole un... ci necessitava un video risposta. Perché sono stati bravissimi i ragazzi di Ricky Rugby Camon, è il canale, il nome del canale che è gestito da questi due ragazzi, Riccardo e Ale Master. Mi ha fatto davvero piacere. Infatti, scusate se mi impappino, mi viene da balbettare, però veramente appena l'ho visto questo video qua, perché la gratitudine su YouTube non è sempre così. È vero che a volte i ringraziamenti si vedono su vari livelli, quindi non necessariamente un ringrazio. Un ringrazio. Happy fail. Un ringraziamento deve essere per fatto per forza via video, perché le persone ti ringraziano via Skype e cose. E via tanti altri mezzi, però vedere un video di ringraziamento del genere fa sempre un mare di piacere. Poi soprattutto Rick, perché nel video compare lui, perché non è potuto venire il suo migliore amico. Veramente è stato spontaneo, brillante. Vi metto il link al video, perché veramente io penso che ricevere dei video così da fan, diciamolo, perché io sono fan loro e loro sono fan miei, cioè loro sono fan di me, sì, e io sono fan di loro, sì, ok. Ma no, non voglio fare l'errore di quello che mi ha mandato il messaggio: sai, io sono il tuo migliore idolo, un lavoro del genere, come un ragazzo so che mi ha scritto un lavoro del genere a un cantante del tipo: sai, io sono il tuo migliore idolo, che casomai è il contrario, cioè lui è il suo idolo, il cantante è l'idolo di... Vabbè. Che cacchio sto dicendo? Allora, no, comunque questo video... dopo ragazzi vi citerò anche su Limbo, perché mi avete aiutato molto, devo dire, perché mi ero perso. Io avevo abbandonato, devo dire, Limbo, questi enigmi difficilissimi, cioè l'avevo accantonato in un angolo perché non riuscivo ad andare avanti. Dopo non ero andato a vedere degli altri video per togliermi da quei rompicapo. Guardando così sul vostro canale ho visto che avete fatto la serie. E poi li sbrigate molto in fretta. Anzi, tante volte quando dite mi è riuscito il primo colpo, mi viene quasi nel dubbio che sia un montaggio. No, ma questo lo dico perché sono solo io che sono nabbo e che devo fare un enigma 30.000 volte, ma non solo per la difficoltà, a volte solo per il fatto di essere veloci a fare qualcosa, cioè quando devi saltare, correre, attaccarti una corda e deve esserci un certo lasso di tempo, che altrimenti la corda è più su di quel tanto, non ci riesce, che ti viene da sclerare, che capiterà anche voi con tanti giochi. C'è l'ombra col cappello, se no mi tolgo. Mamma mia, che capelli c'ho! Ma aspetta, meglio che copro. Niente, quindi scusate se ho gli occhi assonnati, ma ho letto un po' tardi. E dopo, lo so che adesso sono le 6 di sera, quindi non ha senso la cosa che ho appena detto. Comunque è un po' che alla sera ho questi ritardi, cioè sono un po' sfasato come tempistica. Infatti al lavoro qualche volta sono un po' distratto, dovrei dormire di più. Però come faccio a caricare i miei video su YouTube, sui miei due canali, il canale Svido e il canale Svido 74? Ma non siamo qui a parlare di me, siamo qui a parlare del canale di Ricky Rugby. Come on, come on, come on, Ricky Rugby, come on, it's on YouTube. Ok, va bene, sto inventando sul momento, quindi mamma mia. Ok, non potrei fare del freestyle, no. Decisamente no. Non mi viene in mente cosa dire.
Adesso c'è quel ragazzo su Amici che fa freestyle, cioè gli dicono, gli danno due parole, su, con quelle due parole devi inventare una canzone. Io non ci riuscirei mai, cioè sul momento, qualcosa così. Però sul mio canale Svideo, come avete visto, che se ho del tempo riesco a costruire canzoni, adattamenti, traduzioni, cover, anche se faccio una voce terribile, ma mi piace cantare. Continuerò a cantare anche se la mia voce è pessima. Del resto continuo a giocare anche se faccio cagare a giocare. E quindi non è un problema. Perché poi i video... Cioè non vuol dire che per forza uno debba vedere un video di uno che gioca bene, cioè uno può vedere anche uno che gioca male come me. Anzi, perché così dopo dice: "Ah, sono molto più bravo di lui", quindi uno si sente meglio e si glorifica. No, sì. Come si dice? Vabbè, sta meglio, sta meglio. Niente, va bene, allora. Grazie Rick, grazie Le Master, a tutti quelli che seguono il mio canale, dico per l'appunto di guardare il loro canale, loro fanno videogiochi e vlog divertenti, perché Rick è abbastanza... cioè, energico come... Non so, non saprei come dire. Quindi lo stile può essere diverso. Io mi rendo conto che tante volte io nei miei commenti sono troppo slow, sono troppo... Pff, non dico noioso, però potrei essere più divertente. Però non lo so, tante volte mi escono più divertenti e altre cose. Quindi non sempre esce tutto bene, comunque... Andiamo avanti, quindi grazie, 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 grazie Rick, io non potrò mai fare un video di ringraziamento così bello come tu l'hai fatto a me, però leggi in quello che non dico qua, leggimi nella mente e tu sai, no, questo gesto sembrava più che sono suonato, no, comunque leggi nella mente che ho apprezzato davvero tanto, e poi tu lo sai. E anche Ale lo sa. Tutte e due. Quindi ciao ragazzi, e ciao a tutti i miei iscritti, e dico per la terza, quarta volta, iscrivetevi al canale Ricky Rugby Come On, di cui vi metterò il link, e mi raccomando... Siate sempre più numerosi anche su Svideogame74, che questo è un canale che ha bisogno di iscritti. Su Svideogame ormai sono sui 380 iscritti, però mi piacerebbe averne molti di più anche qua, sono sincero, quindi è una cosa normale per tutti gli YouTubers, non penso di aver detto una cosa che sconvolga il mondo. Più uno iscritti ha e più fa piacere. Ciao a tutti!